dici sempre cosa pensa, se è una cosa che non deve dire, sta zitto, non dice niente, non ti dice mai che a lui piace una cosa se non piace, così è tanto onesto. Christian Pampel, lontano dal campo da gioco, è proprio come si vede quando indossa la maglia del Copra Nord Meccanica. Discreto, mai una parola fuori luogo, con la grande capacità di essersi inserito in una squadra a campionato in corso, cosa davvero non da tutti. Gettato nella mischia da mister Lorenzetti appena arrivato a Piacenza, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistarsi una maglia da titolare. Riservato anche, lo vediamo nelle interviste del dopo gara, un difetto ce l'ha? Ogni tanto è un po' troppo bambino lui, che per esempio tutta la vita ogni tanto sembra di essere un gioco per lui, che anche per il lavoro e anche gioca. Per esempio, quando facciamo una passeggiata non la possiamo fare senza che io lo vedo prova a salire un albero, che quando lui vede qualcosa o quando siamo in bosco deve per forza giocare lì. Facciamo una passeggiata tipo adulti che sono in piedi e fanno una passeggiata. Barbara si è trovato subito a Meraviglia Piacenza. La loro è una storia che parte da lontano, dal 1999. Ci siamo conosciuti nel 99 a Friedrichshafen, dove sono nata io, quando lui è andato lì a giocare. E io vengo da una famiglia appassionata di pallavolo, e ci conoscevamo già un po', e sì, dopo siamo stati tutti e due in un bar, io con mia sorella, lui con compagni di squadra, e ci siamo conosciuti un po' meglio. È un bravissimo papà, lui mi aiuta tanto sempre quando ha la possibilità. Per esempio, quando io ho una notte con lei un po' difficile e lui che si alza la mattina con lei mi dà la possibilità di dormire un'altra oretta. Che sì, certo, quando non deve giocare il giorno dopo, ma quando lui ha la possibilità lo fa e gioca con lei. Quando torna a casa così posso fare le mie cose. Italia, come vi trovate, soprattutto qui a Piacenza? Benissimo, benissimo. Noi amiamo questo, amiamo l'Italia. A Piacenza siamo da poco, ancora non abbiamo visto tanto, ma penso che è una città piccola, bella, tranquilla, che mi piace tanto, soprattutto dopo dopo che siamo stati in Siberia, che è un po' diverso. Un augurio che ti senti di fargli per la sua carriera agonistica? Che continua così, perché la sua carriera è stata bella fino adesso, penso, senza infortuni gravi, e speriamo che continua così.